Noi siamo qui ovviamente in occasione di questa mostra che sta per chiudere, che è Scrivere la pittura, disegnare il linguaggio, Gastone Novelli, opere su carta, è stata inaugurata recentemente, non mi ricordo precisamente la data, metà maggio, e che ha avuto un grandissimo successo anche sui giornali. Io, facendo il giornalista, diciamo, militante, lo so bene, è raro che una mostra così poi attenta e puntuale abbia avuto un riscontro così attento, sia di notizie che di critica, e che chiuderà il 22 settembre qui al Macro, ed è stata curata da Paola Bonani e Benedetta Carpi-Resmini e realizzata in collaborazione con l'archivio Gastone Novelli. Come le vere mostre, come accade con le vere mostre, questa mostra ha prodotto naturalmente anche delle opere legate alla divulgazione, e in particolare questa raccolta di saggi su Gastone Novelli, intitolato Tutti gli universi possibili, di Marco Rinaldi, e edito da Bagatto Libri. Naturalmente questo, dico una banalità, ci riporta a quello che abbiamo visto nella mostra, cioè la straordinaria attualità della figura di Gastone Novelli, e soprattutto vedere come questa attualità si declini in tante personalità, non solo legate all'arte visiva, all'arte in generale, ma anche alla letteratura, alla critica letteraria, alla divulgazione scritta. Lo dico perché tutti voi avrete visto che in generale la proposta di Gastone Novelli è legatissima alla scrittura, ma in particolare questa mostra, il senza titolo che ci accoglie, è un senza titolo che ci conduce alla frazione, alla frattura delle parole, del legame tra scrittura e arte visiva, e in particolare nel saggio che Rinaldi dedica a Lettere Mnemosine, nello sguardo laterale sul mondo, io leggo, devo dire, facendo il cronista, mi ha colpito molto. Quando leggo, le immagini possono essere molto potenti, si fanno eco a distanza nel tempo e nello spazio, producono ricordi o prefigurano il futuro. Quando poi è la scrittura a farsi immagine, essa acquista tutto il valore della testimonianza, di un transito provvisorio e insieme di definitiva permanenza. Mi è venuto in mente questa cosa, poi naturalmente do immediatamente la parola a tutte le persone che sono intorno al tavolo e che vi presenterò rapidamente, perché proprio in questo periodo sono pieno di saggi che mi arrivano a proposito degli anni legati agli avvenimenti di 70 anni fa, cioè a tutto quello che è avvenuto tra la fine del 43 e la primavera del 44. E quando leggo appunto che la scrittura acquista tutto il valore della testimonianza e di un transito provvisorio insieme di definitiva permanenza, mi viene in mente che poi naturalmente quegli atti, quegli scritti hanno prodotto grandi avvenimenti di arte e di cinema, quindi c'è tutta una correlazione, tutto un legame tra la scrittura e il fatto legato all'arte. Quindi questo per me, ve lo dico perché mi è venuto in mente quando ho letto questi saggi che non conoscevo, che ho trovato di straordinario interesse. Sono con voi qui questa sera, naturalmente porto il saluto dei vertici del Macro, ma questo era implicito nel fatto stesso che noi siamo qua. Ci saranno l'artista Vittorio Messina, che è stato un allievo, poi ci racconterà la sua diretta esperienza, di Gastone Novelli. C'è il poeta e critico e scrittore, anche giornalista, Franco Marqualdi, l'artista Pietro Fortuna e naturalmente Marco Rinaldi, che è l'autore di queste collezioni di saggi che abbiamo qui. Io darò subito la parola, con grande piacere, a Vittorio Messina, senza porgli una domanda precisa, perché naturalmente, essendo la sua una esperienza così diretta con Gastone Novelli, sarò felice di vedere e di sentire cosa ci sa dire in generale sul suo legame con Gastone Novelli e la sua esperienza di discepolo, ma anche il tema di questi saggi, cioè il legame tra la scrittura e l'arte di Novelli. Grazie.
io purtroppo non ho potuto vedere e neanche toccare, per una serie di circostanze sfavorevoli, questo libro di cui stasera si parlerà. Mi dispiace molto, ma non ci posso far niente. Non dipendeva unicamente da me, quindi di questo non posso dire nulla. Invece mi fa molto piacere poter ricordare Novelli, che è stato mio docente, mio insegnante al liceo artistico nella prima metà degli anni 60, quando lui era assistente di Afro alla cattedra di disegno dal vero. No, figura disegnata, così si chiamava. C'erano due discipline, figura disegnata e ornato disegnato. Afro faceva, insegnava insieme a Novelli questa figura disegnata, che consisteva in sostanzialmente nelle esercitazioni grafiche a partire da modelli che nei primi anni di liceo erano dei modelli di gesso fatti su modelli classici di solito. E Novelli era un personaggio per me molto molto interessante. Devo dire, tra tutti gli insegnanti che io ho conosciuto in liceo, è stato quello che mi è rimasto più fisso nella memoria. Ne posso parlare come se adesso non fosse qui davanti a me, perché diverse cose mi colpivano di lui. Era, come artista e come persona, direi abbastanza atipico. C'erano dei luoghi comuni, degli schemi che di solito corrispondevano all'immagine dell'artista in quegli anni. Bene, Novelli, questi schemi e questi caratteri che di solito si possono qualificare come pittoreschi, li ignorava totalmente, lui era assolutamente, a parte. E, per esempio, non ricordo una sola volta che lui sia venuto davanti al cavalletto a correggere un disegno. Non metteva mai le mani sui disegni degli altri. E questo credo per due ragioni. Una, per la sua discrezione caratteriale, innanzitutto, ma anche per un motivo, didattico, nel senso che un artista di solito, quando insegna in una scuola, tende a ricreare, modelli che partono dalla propria identità. Lui invece era totalmente libertario in questo senso, e questo dava a noi studenti una grandissima leggerezza e quindi rendeva il rapporto col docente molto molto più articolato, molto più libero. Afro di solito non veniva mai, era sempre impegnato all'estero, e l'abbiamo visto solo qualche volta. E praticamente quindi Novelli era il perno di questa cattedra. Ma come dicevo prima, questo disegno dal vero probabilmente non era la disciplina che lui avrebbe voluto insegnare. Non perché non metteva le mani sui disegni degli studenti, ma perché questa forma di ritrosia e di rispetto del lavoro degli altri stava un po' a distanza. Questo era molto bello. E nelle conversazioni che seguivano alle lezioni scolastiche, ogni tanto, raramente devo dire, perché era una persona che non parlava molto, venivano fuori delle suggestioni. Novelli era importante per questo. Io mi ricordo che per la prima volta sentii il nome di Paul Klee. Questo è molto interessante, perché sfogliando il materiale che si conosce dell'opera di Novelli, questo richiamo a Klee mi sembra molto importante, e per la prima volta sentii nominare il titolo di un libro anch'esso molto importante, che era La teoria della forma e della figurazione, che era stato pubblicato in quegli anni, una bellissima edizione
non ricordo quale edizione, ma era in circolazione questo libro molto molto bello, che descriveva in modo puntuale l'approccio che un artista come Klee aveva verso il mondo della natura come punto di riferimento per l'elaborazione di un linguaggio assolutamente originale. E io riuscii in qualche modo, perché avevo una simpatia per questo professore, a farmi invitare allo studio. Lei fu molto gentile, mi invitò in questo studio che si trovava, mi sembra, in via Marmutta, al 54, una cosa così. E andai un pomeriggio, ero un ragazzino veramente, e trovai in questo spazio abbastanza grande, bello, molte tele buttate sul pavimento. Erano come, non ho un ricordo preciso, ma l'impressione che mi rimase che si trattasse di come di muri scrostati, intonaci scrostati, su cui erano tracciate delle parole. Insomma, questa per me fu veramente una scoperta molto importante. Non so se riuscii a parlare di questo con lui, perché ero anche, come dire, impressionato in un modo che mi impediva anche di parlare. Però posso dire che questa esperienza della parola nel quadro chiaramente allargava all'improvviso i miei orizzonti. E la sostanza era che un quadro, una pittura, un disegno, un'opera d'arte si può fare anche con delle cose inattese, inaspettate, imprevedibili. La parola non l'avevo mai vista su un quadro. Questo per me fu una scoperta veramente, veramente decisiva. E poi col tempo ho maturato l'idea che nella lingua, nella parola in particolare, risiede più una forma di elaborazione, diciamo, logica, che la logica del discorso. L'immagine non ha una sua logica, l'immagine lavora su altri sentieri, ma si capiva anche che la parola non è soltanto significato, era anche immagine, essa stessa aveva una forma. Collocare una frase o una semplice parola su un quadro voleva dire: io vi propongo questa cosa e vi dico che questa è una forma. Ora, questa non è chiaramente una scoperta di Novelli, perché nell'avanguardia storica sappiamo bene che la parola scritta aveva un senso anche in questa direzione. Però Novelli ne faceva qualcosa di più, c'era un discorso che si sviluppava nel senso della letteratura vera e propria, e questo andava e va fuori dalle mie competenze. Se posso dire, l'incontro con questo artista, che io dico sempre atipico, è stato per me un punto di partenza per nuove strade, per nuove ricerche, nuove possibilità di intuire un futuro, una possibilità dell'arte di esplicarsi con un linguaggio che il più delle volte dovrebbe, come dire, ricalcare non strade già fatte, ma avventurarsi su sentieri innovativi. Novelli, dopo questi primi anni di liceo, non l'ho più rivisto, era 63-64, poi però l'ho rivisto all'università, all'architettura, dove mi sembra che lui stesse, perché ho parlato con lui, l'ho incontrato, è stata una grande sorpresa, mi diceva di un corso che avrebbe dovuto fare accanto
diciamo, lateralmente alla cattedra di, mi pare, di composizione architettonica con Maurizio Sacripanti, un architetto che insegnava alla facoltà di architettura. Questa era la primavera del 68, credo. E poi c'è stata la Biennale, con questi quadri rovesciati. È stata la protesta forte di Novelli, che in qualche modo faceva da controcanto alla, all'idea dell'artista tradizionale impegnato, che in Italia in quegli anni doveva modellarsi su, sulle figure, come dire, note, conosciute del tempo, e in primis Renato Guttuso, che diceva come doveva essere l'impegno di un artista, l'impegno politico chiaramente, e quindi la figurazione, l'adesione a un'iconografia di tipo sociale che dibattesse i temi del sociale, della socialità. Io ho sempre pensato, e credo anche Novelli, che ci sono discipline che fanno questa cosa molto meglio degli artisti e dell'arte, e quindi capisco bene che Novelli abbia fatto un lavoro così poeticamente esaltato, libero, fantastico, e mi stupisco che non ci sia mai stata una grande mostra per celebrare questo talento, e mi auguro che la si faccia presto. Grazie. Devo dire, emozionante sentire questa testimonianza di primissima mano, e sono altrettanto contento adesso di cedere la parola a un poeta e uno scrittore, proprio perché ci darà sicuramente il suo punto di vista sul tema di questi saggi, anche di questo legame di cui troviamo appunto traccia addirittura nel frontespizio del libro. Prego, Franco. Buonasera. Leggendo la bella raccolta di saggi di Marco Rinaldi che questa sera presentiamo, guardando le opere su carta della mostra esattamente nella sala antistante a noi, e osservando le opere del catalogo generale, primo volume appunto relativo all'opera di Gastone Novelli, con una particolare attenzione rivolta a quella serie quasi ossessiva di lettere in successione che mi hanno ricordato analoghe mie infantili ossessioni, infantili appunto, quando passavo giornate intere a scrivere numeri su numeri e lettere di fila, pagine su pagine, non so perché, ma mi è tornato alla mente un celebre frammento di Archiloco che suona: la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande. Sulla base di questo frammento, uno storico delle idee brillantissimo, Isaiah Berlin, ha suddiviso idealmente gli artisti, i pittori, gli scrittori, i pensatori in queste due grandi categorie, ovvero le volpi, quanti quindi attraversano le esperienze più diverse e finiscono per disegnare una poetica o un pensiero polimorfo, e per contro invece i ricci, quanti fanno ruotare tutta la loro esistenza intorno ad un'unica idea, ad un'unica convinzione. Ebbene, la cosa curiosa è che Gastone Novelli, a me sembra, non rientra in nessuna di queste due categorie. È come se fosse una strana creatura, metà riccio e metà volpe, o meglio, un riccio che dissimula continuamente la sua natura di riccio comportandosi come una volpe. Proprio Rinaldi ci aiuta in questo senso, perché evidenzia il tratto più squisitamente erratico, nomadico, della sua avventura esistenziale e artistica, capace di metabolizzare con grandissima prensilità le suggestioni più diverse. Cura di Klee è stato ricordato prima, ma anche il pensiero magico alchemico, la psicoanalisi junghiana, l'influsso delle avanguardie letterarie, il surrealismo, nell'ultima stagione addirittura il trotskismo.
Eppure, sempre seguendo l'itinerario di Rinaldi, si coglie bene come questa lunga e tumultuosa cavalcata esistenziale non conduca affatto a un eclettismo fine a se stesso, ma al contrario si muova all'interno di una spasmodica necessità di dare forma sensibile ad un unico pensiero ricorrente, a una seconda vista, per dirla con Franz Marc, capace di spalancare l'universo dell'inesplicabile. Ebbene, in cosa consiste questa vera e propria ossessione? Consiste nel desiderio di rileggere il mondo da capo, dunque di costruire ex novo un alfabeto vergine capace di orientarci nella foresta di segni in cui siamo immersi, ricongiungendo così finalmente le parole e le cose, sottraendo il linguaggio a una funzione meramente fatica che ormai ha assunto nella nostra quotidianità. Da qui la grande attenzione rivolta da Novelli al rapporto tra segno e lettera, prima ancora che tra parola e immagine, secondo un percorso, questo è curioso, inverso e speculare a quello di un grande poeta italiano, Andrea Zanzotto, il quale inseguiva a sua volta il grafema sino a lambire con la parola poetica appunto l'idea del graffio, del baffo, del segno, del frego. Altrettanto farà a parti rovesciate Novelli, inseguendo, si potrebbe dire musilianamente, tutti gli universi possibili, per dirla con il titolo del libro di Rinaldi. Questo viaggio, il viaggio di Novelli, conosce un doppio movimento, a rebur verso l'origine e in avanti nel mondo a venire, in quell'universo inconoscibile eppure presente, anche se deve ancora appalesarsi. Si potrebbe dire allora che il vero grande nemico di Novelli sia la storia, l'immagine del mondo che si è imposta con la forza e che si è fatta convenzione, canone, dogma, annichilendo così tutta la carica vitale insita nella natura umana. Procedendo secondo il ben noto schema del lateral thinking, Novelli raspa su, per utilizzare ancora un'immagine di Zanzotto, ogni genere di materiale, di traccia, di impronta, ogni resto che il creato ha lasciato. Sono cocci archeologici, mitologici, letterari, ma anche della nostra vita quotidiana. Giustamente Rinaldi insiste sull'attenzione di Novelli nei confronti della cultura di massa. Cocci e resti che attendono soltanto una mano paziente e attenta, capace di rimetterli insieme, in circolo. E in circolo proprio alla lettera, perché refrattario com'è ad ogni filosofia della storia, Novelli in realtà persegue un'idea circolare e non lineare del tempo. Ne danno conto molti titoli anche delle sue opere, no? Che vanno dal gioco dell'oca fino al mandala di origine buddista. Ma da qui anche il paradosso dell'opera di Novelli, ben evidenziato da Rinaldi, perché il rinvenimento di quei 1000 frammenti linguistici e immaginali, che intenderebbe di fatto dare vita a una sorta di nuova tassonomia del mondo, delle cose del mondo, non prelude a nessun controllo, ma semmai a una sorta di impasse del soggetto che è attraversato e percorso da 1000 voci dissonanti. L'io, per dirla ancora con Musil, non è un monolite, non è quel sovrano di cui si racconta capace di controllare il territorio che lo circonda. No, l'io è il delirio dei monti, anzi è un avverbio di luogo, come ebbe modo di dire il filosofo Giuseppe Renzi. E la realtà quindi è soltanto un incessante e autonomo movimento di interpretazioni dietro le quali sarebbe vano cercare un soggetto interpretante. Il problema di Novelli, detto in altri termini,
nasce dalla necessità cui regolarmente soccombe di indagare il più grande e imperscrutabile dei misteri, quel groviglio di infinite correlazioni attraverso cui la vita si rappresenta e che lui scandaglia minuziosamente, ritrovandosi però sempre davanti allo stesso insuperabile ostacolo. Non esiste corrispondenza tra sensazione ed espressione, tra sentimento e comunicazione. Ciò che si avverte è sì tangibilmente comprensibile, e però non è esprimibile fino in fondo in segni, colori, lettere, idee. Troppi sono i crepacci che la nostra ragione deve attraversare, tra gli avvenimenti e un qualche io interiore che anela a comprenderli, rimane sempre una linea divisoria che come un orizzonte indietreggia progressivamente tanto più quell'anelito si manifesta. Tale precarietà del soggetto linguistico viene puntellata da Novelli, e penso in particolare alla sua proficua, importantissima collaborazione con il Manganelli della Ilaro Tragedia, con l'ironia, con il gioco, o meglio ancora, per usare le parole di Rinaldi, con una strategia retorica della finzione. Dirà Manganelli a proposito dell'amico artista: irrequieto, ilare e disagevole a se stesso, inseguito da una dinamica mercuriale, Novelli era destinato e condannato e privilegiato da una definitiva giovinezza, un perenne stupore iniziale, stupenda cicatrice di una intelligenza pittorica folgorante. Ma Novelli non è stato soltanto il fratello di sangue di Manganelli, è stato anche fratello di sangue di Beckett, con il quale aveva pensato a un lavoro comune, e la reiterata presenza nelle sue opere di inciampi, cancellature, lapsus, balbetti, stalli, scacchi, fanno pensare a quella straordinaria e icastica definizione della propria opera che Beckett stesso aveva dato: fallire di nuovo, fallire meglio. Grazie. Grazie davvero a Marco per questa molto buona analisi. Devo dire, tra le tante cose che ho apprezzato, anche il fatto che abbia scritto a mano cosa che non avviene più da nessuna parte, e quindi già è un gesto di un'attenzione rara. Do volentieri la parola a Fortuna, così continuiamo questo contrappasso tra, diciamo, chi lavora sul fatto pittorico artistico e chi lavora con le parole. Quindi tocca a lei. Allora, la circostanza appunto è analoga a quella di Vittorio Messina, in quanto anch'io ebbi come docente qualche anno fa, specifico dopo, Gastone Novelli, come tra l'altro ancora come assistente di Apo. La circostanza certamente interessante per un ragazzo con 15 anni, 16 anni, che proprio in quel momento stava attraversando anche una crisi esistenziale, delle difficoltà notevoli. Ero stato in qualche modo convocato per essere arruolato e andare a combattere in America Latina. Questo per me era un segreto, non potevo raccontare, ovviamente, tenevo dentro di me, non riuscivo a comprendere che cosa, diciamo, avrei scelto potessi andare a incontrare. E un giorno proprio con Novelli confessai. Perché lui, siccome era sempre molto, come posso dire, libero da qualsiasi tipo di reazione, nel senso che era concitatissimo, per cui trovava gli spazi minimi per farti capire se era d'accordo o meno, come lanciando la palla, dovevo io cogliere tra uno spazio e l'altro quello che poteva essere la sua indicazione. E capì che non si doveva fare nulla, perché sarebbe stato un modo per sottrarre un giovane che voleva fare dell'arte, e soprattutto dall'incontro
a un'avventura che avrebbe, come dire, messo in discussione molti dei principi che in qualche modo già Burgione erano sorti. Ecco, perché questo episodio? Perché questo episodio ci avvicinò, io cominciai a frequentarlo, se non ricordo esattamente dove essere stato tra il 67 e il 68, e andai anche in studio qualche volta perché mi disse appunto perché non mi viene aiutare, cosa impossibile peraltro. Prima di tutto era impossibile camminare nello studio perché in ogni momento si temeva di pestare le opere che erano stese. E poi si finiva sempre al bar, pensa di aver messo mano sia a qualcosa che non riuscivamo mai. Mentre invece secondo me una testimonianza utile può essere quella tratta da, come posso dire, le mie continue, sul piano del dubbio anche, perché sono giovane ovviamente, perplessità sulle prime letture. E mi accorsi, poi negli anni questa cosa ha preso forma, ovviamente ho più strumenti, e mi accorsi come dietro un lavoro che per me era illeggibile, nel senso che era difficile collocare per quelle che potevano essere piccolissime sequenze del mio sapere, insomma, c'era dell'altro. Per cui le letture capivo che tutte le volte che raccontavo a lui il mio libro appena letto, lui era molto interessato. Comunque abbiamo quasi sempre parlato di letteratura, di poesia, cominciavamo a amare, almeno io cominciavo a amare un po' quelli che erano gli autori, che persone invece già interiorizzate, appunto Beckett, ma altri che non si sono citati, che in qualche modo avevano certamente erano riusciti in qualche modo a penetrare nel suo lavoro, soprattutto nel senso di pianto, di pensiero. Per esempio, Ramon Rossel. Per Ramon Rossel lui aveva una passione. Ramon Rossel, tra l'altro, se uno ricorda alcune pagine, per esempio, del bellissimo libro che appunto sono Impressioni d'Africa, ci si accorge che il percorso è molto simile alle opere di Sonora. Cioè Ramon Rossel, in una descrizione, passa da quello che può essere la relazione con le cose nell'apertura a nuovi soggetti, per cui si intrattiene nel guardare l'oggetto e entra nella nuova vita di quell'oggetto, per cui lui descrive un bassorilievo e da lì nasce una nuova storia che è la storia che il bassorilievo racconta, quasi all'infinito. Questa è una cosa che lui poi mi ha spiegato e che è perfettamente aderente, se vogliamo, al suo lavoro. Dal fatto che noi parlavamo spesso di queste cose, mi ha indirizzato anche scrittori interessanti, dove invece io ho trascurato era un po' la sua attenzione verso il buddismo, verso la Kabbalah, che oggi traccio e comprendo, perché in qualche modo queste cose erano molto difficili da accettare dal punto di vista, se vogliamo, ideologico, per noi era molto difficile, comunque più libero, se vogliamo. Il fatto che questa, diciamo, non amicizia, perché l'amicizia delle persone avrebbe voluto molto tempo e lui si sottraeva, incredibile, però diciamo questo contatto ha prodotto anche da parte sua una sorta di fiducia e mi convocò un giorno per fare una performance di si disse prendere la carta, le rotoli, e andiamo a incartare gli automobili e poi prendere. Bizzarra l'idea, non temevo nulla, però sta di fatto insomma che accorremmo a fare questa operazione. L'operazione cito stoccata perché nel momento in cui tutti furono incartati, arrivavano al cortile da cui si accedeva quello della sala di presentazione dei libri, i fascisti che ci picchiavano perché erano così ben incartati. E lì mi accorsi anche la sua profonda ironia, e un'ironia di cui adesso non vorrei dire di più perché porta ad altro, e lui rise di tutto questo, certamente non c'era molto da ridere. Tanto in noi, come dire, regnava un odio, eccetera, e poi insomma lo scontro fu abbastanza violento. L'ironia di Novelli va molto rivalutata. Infatti io sento la mancanza, lo dicevo prima agli amici, di un artista che insomma è mancato in anni in cui l'arte stava dando molto e poi si è aperta una crisi enorme, è andata fino ad oggi. Secondo me invece lui avrebbe fatto da diga almeno rispetto al pensiero che oggi ritengo che sia estremamente in difetto, soprattutto in quello che è l'organizzazione, la costruzione di quello che può essere un pensiero estetico. Ad esempio i giovani, per dire, ignorano totalmente l'esistenza di questo artista. Questo mi dispiace moltissimo. Magari conoscono poeti che sono anzi attratti, se vogliamo, dal punto di vista soprattutto delle modalità, alcuni aspetti. Però pensate che in quegli anni, qualche anno dopo, appena dunque già era scomparso Gastone,
De Dominicis fece un piccolo omaggio, così come io poi feci un omaggio a Castrone, la prima mostra che fece nel 76 a Roma. E l'omaggio di Dominicis fu proprio di rovesciare un lavoro che Novelli aveva dedicato al conte di San Germano, dove lui appunto invece parlò di non essere il conte di San Germano, perché il conte di San Germano era un uomo appassionato alla vita, appassionato all'esistenza, anzi la capacità che l'uomo ha di continuamente di trasformarsi e creare nuove esistenze. Era una posizione filosofica di Castrone Novelli, esattamente specularmente rovesciata quella di Gino De Dominicis, che non accettava l'idea dell'umanità dell'uomo. Perché è importante questo discorso? Perché io penso che se per brevi tratti, per frammenti, così come ci verrebbe da dire questa sera, poi alla luce delle cose che abbiamo rilevato, per frammenti gli stessi che troviamo nelle opere di Castrone Novelli, si può mettere insieme una lettura e una costruzione di un pensiero che oggi sarebbe utilissimo a sperimentare. Sono pochissimi gli artisti che seguono questa via, io spero di essere tra questi, che hanno una visione totalmente diversa, rovesciata, soprattutto fuori dai dischi e se vogliamo anche dall'appannaggio che ancora purtroppo sembra essere un rifugio per l'arte, per la cultura in genere, ma anche per il pensiero dominante che è il nichilismo. Secondo me in tutti, anche negli scritti, nel suo modo di essere e nelle sue opere, si capisce che lui ha una posizione precisa. Questo è analizzabile sotto ogni aspetto, dall'aspetto clinico, se pensiamo alla schizofrenia, cioè questa relazione tra la cosa e la parola, di cui lui era consapevole, se pensiamo all'aspetto anche ideologico, di come lui trattava i fatti dell'ideologia, i fatti della politica, ma soprattutto da quelle attenzioni, una per tutte, il famoso disco, no? Il ritrovamento del famoso disco, sì, di Festo, che appunto è un oggetto più o meno dove arriva lì intorno al 1500 a.C., ritrovato appena nel 1912, dove sono incise, in un modo totalmente leggibile tutt'oggi, una serie, diciamo, di segni impressi. Questa è una cosa che, di cui lui parlava spesso, una cosa che aveva estremamente colpito. Ebbene, per far dono a Castrone, ho rielaborato dal punto di vista cabalistico alcuni numeri. Lui sarebbe contentissimo. E praticamente avviene questo. Si dice che i segni riprodotti su questo piccolo disco di terracotta fossero una prima lettura 231, poi in realtà ci si accorge che sono 240. Allora il 2 sappiamo che è quel dato positivo a cui Novelli si sottrae. Novelli non ama la dualità, tant'è vero che in due lavori lui sottrae il 2. Sottrae il 2. Il 3 è la perfezione, anche la nostra cultura cristiana. E poi l'impronunciabile nome di Dio, Yahweh, che è il 2. La somma di questi numeri dà 6, cioè l'alleanza. E lui era consapevole di questo concetto, e tornerò brevemente. Se aggiorniamo il conto di questi segni, 241, la somma darà 7. Perché si inserisce un numero che passa da 3 a 4 e a questo punto questo numero viene decifrato nella materia. 4 è la materia, e arriviamo praticamente a 7 della creazione. Detto questo, sembrerebbe una banalità, ma no. La contrapposizione di tutta la filosofia del pensiero di Castrone Novelli è tra alleanza e creazione. Questo ritorno, l'alleanza, sarebbe un discorso lunghissimo, è in qualche modo un accordarsi. E l'alleanza ebraico-cristiana è quella che conosciamo, quella che continuiamo a vivere, quella ancora insita in quella che può essere la traccia del pensiero di Cristo. Ci si allea di fronte a ciò che non possiamo controllare, ci si allea con la morte e dunque con Dio. Mentre invece l'aspetto, diciamo, della creazione presuppone che in qualche modo l'altro ancora non esista. In questo atto prenatale viene confermata la possibilità, la capacità che Novelli certamente aveva intercettato, si vede nelle sue opere, di separare questi due aspetti, e cioè l'aspetto dell'alleanza, che era un bellissimo scritto nei cassetti della mostra, lui per un attimo dice dimentichi della conoscenza, del sapere, una cosa di questo genere. E cioè praticamente l'alleanza costituisce questa debolezza che noi abbiamo,
e che nella cultura è più del mio, per cercare in qualche modo di riuscire a riparare l'imprevedibilità degli eventi. Il fatto di ritornare in qualche modo nella certezza, in un orizzonte anteriore, in qualche misura ti espone, ti mette nella condizione, se vogliamo, anche di costituire nuovi linguaggi. Grazie, questa è la mia. Mi sarei mai aspettato questo sgambetto cabalistico bellissimo, veramente. Io non ho mai conosciuto ovviamente Gastone Aurelio, immagino che sarebbe stato felicissimo. A questo punto io affido la conclusione, già sin d'ora lascio davvero la conclusione alla persona di cui stiamo parlando di fatto. Marco Minaldi è, come sappiamo, non solo docente a Napoli, ma è anche coautore della prima piuma, del catalogo generale, ed è un validissimo collaboratore dell'archivio Novelli ed è l'autore di questa raccolta di saggi. Sarei interessato di sapere cosa pensa, ovviamente, di quello che è stato detto da due testimoni della vita di Novelli, da quale, naturalmente, a proposito del suo lavoro. Con questo saluto, prego. No, sono molto contento perché sono state nella loro sintesi centrate tematiche fondamentali, direi, dell'opera di Novelli, anche attraverso i racconti fatti, devo dire, che poi sono preziosissimi, affidati ormai alla tradizione orale in qualche modo, mettono a fuoco e confermano oltretutto quello che invece io ho potuto captare studiando in qualche modo, leggendo le cose, leggendo i suoi quadri. Quindi, veramente piano piano un puzzle che spero non si ricomponga mai del tutto, perché non credo che nemmeno lui sarebbe stato d'accordo. E sono di fuori dei temi cui, tra l'altro, io sono molto caro. Mi fa piacere che sia stata sottolineata, oltre che la, chiamiamola, fratellanza di sangue con Manganelli, quella con Beckett. Perché più si scruta il suo lavoro e più vedono tantissime affinità con la poetica dello scrittore irlandese. Allora, ho scritto una frase di come Beckett un po' riassume uno dei personaggi secondo me più belli, Watt. Quel Watt che non è tanto omonimo dell'inventore della macchina a vapore, ma più, diciamo, omofono forse dell'interrogativo Watt, cosa? Perché si interroga proprio sempre su questa realtà che gli sfugge continuamente e la realtà stessa gli si sottrae. Aveva trasformato a poco un tumulto in parole. Watt che a un certo punto comincia a camminare all'indietro e comincia anche a parlare al contrario, inverte prima le parole, le frasi, fa tutte le varie combinazioni. Novelli lo fa spesso questa volta, trascrive, inverte, capovolge, rovescia le lettere oltre a cancellarle, oltre a farle balbettare in qualche modo. E lui stesso scrive, secondo me, un concetto molto simile a quello di Watt, in un disegno, dal grande al piccolo, dall'incolto al coltivato, dal confuso al significante. Ecco, questa vicinanza con Beckett, che poi è testimoniata da questa collaborazione non andata in porto di quel lavoro di illustrazione dell'image, e da qualche piccolo scambio epistolare, sicuramente Novelli, Beckett lo guardava molto, non so se sarà stato valido il contrario, però lo stesso Beckett, in una lettera che spedisce alla fine del 68 a degli amici, lui si trova in vacanza a Porto Santo, scrive: ho appreso con grande rammarico della morte di un giovane pittore italiano, e si riferisce esattamente a Novelli. Quindi, al di là che poi i rapporti siano continuati o no comunque e che si siano guardati reciprocamente, secondo me una grande vicinanza c'è, ma poi è forse un'affinità di Novelli. Ho cercato di sottolineare un'introduzione a un pensiero che io definisco francese in qualche modo, che è quello degli anni 50-60, che è ancora molto eccentrico in quell'Europa che si è decentrata a sua volta dal mondo occidentale, perché la cultura si è spostata, diciamo, almeno l'arte è tutta oltre Atlantico. Parigi ha perso quel ruolo di capitale dell'arte contemporanea, ma secondo me non ha perso quello forse della cultura, della letteratura in qualche modo, perché di lì a poco fioriranno appunto personaggi oltre al calibro di Beckett, ma anche di Claude Simon, di Rob Grillier, poco dopo Peretti, ma tutto un filone che anche nelle loro declinazioni molto differenti effettivamente
si soffermano e sottolineano questa frantumazione del linguaggio, questa volontà, in realtà forse utopistica, di cercare di fondare un qualcosa di certo su qualcosa invece di un centro che non c'è, per l'appunto, e quindi su una lateralità. Ecco, anche mi ha fatto piacere che Paolo Conti abbia sottolineato proprio quel, forse uno di quei tuoi saggi in cui io sono più affezionato, forse perché è l'ultimo, questa lateralità in qualche modo, questo perdere di vista continuamente un centro, anche se ci si sforza di afferrarlo in qualche modo, e che porta anche, mi viene in mente anche una, secondo me, sono le 15 righe forse più belle che credo, insomma, senza soffermarmi troppo, ma che siano state scritte su Mallarmé, molto sinteticamente, da Roland Barthes, che dice sostanzialmente Mallarmé aveva distrutto quello che era il caposaldo dell'eloquenza e dell'ideologia della lingua francese, cioè la frase. E è una comodalità che troveremo appunto molto vicine, oltre in tanta altra letteratura francese successiva a Mallarmé, ma io ritrovo molto il nome, per cui questo avverto un sentire molto francese che forse in quella, in quel momento l'Italia, ecco, è stato citato come ancora fosse dominante Guttuso, ancora fino al 68, insomma, voglio dire, e quindi lo era ancora di più in quello scorcio di decennio tra 50 e 60, fosse una posizione estremamente decentrata, probabilmente non compresa, poi scavalcata da altre esperienze, anche visuali, la pop, la poesia visiva, insomma, tutta una serie di esperienze che in qualche modo poi verranno travolte anche dalla società mediatica, dalla società contemporanea che si è sviluppata poi tecnologicamente. Quindi questa lateralità con Novelli torna continuamente, e la Fidel Colo una sua frase che forse la riassume benissimo e che scrive in un altro suo lavoro: ci sono delle stanze in cui anche la polvere luccica. Grazie. Altro da aggiungere, sono contento di chiudere così una bellissima carrellata di ricordi e anche di analisi. Vi ringrazio moltissimo, ringrazio anche a nome di questa bellissima mostra, del Macro, dell'Archivio Novelli e di tutte le persone che si sono appassionate alla grande arte di Gastone Novelli. Buonasera, grazie.